A prima vista, la Yamaha Tenere 700 World Ride sembra essere una T700 imbottita. A seconda vista, tuttavia, ci sono molte differenze rispetto allo standard T700. Cosa sono e come guida il World Ride, Meike e Dietmar hanno verificato durante un test drive. Il World Ride è una grande motocicletta. Davvero grande, e alto. Un passo di 1,60 m e un'altezza della sella di 890 mm lo rendono, inequivocabilmente chiaro, questa macchina non è per le persone piccole. Lo abbiamo già notato durante il test della standard Tenere 700, ma nel World Ride il tutto sembra un po' più grande. Ciò può essere dovuto principalmente al fatto che il World Ride ha un fronte più ampio e un carro armato più ingombrante. Le differenze rispetto al normale T7 sono le seguenti: forcella Kayaba completamente regolabile, sella più confortevole, display TFT a colori con funzione roadbook, ABS a tre velocità, crash bar, protezione sottoscocca migliorata, escursione delle sospensioni più lunga e serbatoio più grande con due camere. Inoltre, il pilota del World Ride può aspettarsi un ammortizzatore di sterzo regolabile di Ohlins, che dovrebbe essere particolarmente utile nell'uso fuori strada. La posizione di seduta del World Ride è davvero impressionante. L'ampio manubrio e l'enorme altezza della sella e l'ampio attacco manubrio si traducono in un'esperienza di guida maestosa che non ci si aspetta da una moto da 700 cm3. La World Ride sembra quasi una BMW GS, ma questo vale anche per il peso. Il World Ride pesa solo 220 kg rispetto alle navi avventura da 250 kg con il serbatoio pieno, ma la moto si sente più pesante. Il World Ride pesa 16 kg in più rispetto al T700 standard e questo peso deve essere portato in curva. Non fraintendere, niente di tutto questo è un grosso problema, ma almeno quando si tratta di manovre, è finita per le persone più piccole o meno forti. Pensiamo che sia un peccato che Yamaha abbia dimenticato le maniglie per il passeggero. Il focus del World Ride non è certo sui tour per due persone, ma piuttosto sul viaggiatore solitario che vuole vedere la Mongolia. Ma il comfort di seduta per il passeggero avrebbe sicuramente potuto essere fatto un po' meglio. L'equipaggiamento tecnico del World Ride è simile allo standard T700. Non c'è ancora ride by wire e quindi nessuna modalità di guida, controllo di trazione o altre campane e fischietti. L'ABS può essere regolato qui in tre fasi, che è sicuramente una caratteristica utile per i conducenti fuori strada. Il cockpit è ora un display TFT a colori da 5 pollici molto leggibile con diversi temi. C'è anche una funzione roadbook, per la quale Yamaha ha donato un interruttore separato sulla sinistra. Anche l'abitacolo del World Ride è verticale, il che sottolinea il carattere enduro della moto. L'apparecchiatura di illuminazione è completamente a LED, i fari anteriori sono costituiti da due anabbaglianti e due abbaglianti. Soprattutto dal davanti, una Tenere 700, non importa quale, è immediatamente riconoscibile. È visivamente molto indipendente. Tutti i T700 hanno una protezione sottoscocca, che è stata migliorata durante il World Ride. Quando ti siedi su di esso, il serbatoio in due parti attira immediatamente l'attenzione. Questo sembra impressionante, ma a nostro avviso è superfluo, soprattutto perché l'installazione di una borsa da serbatoio è probabilmente difficile. Come già indicato, il World Ride è una moto molto grande, che è anche immediatamente evidente durante la corsa. Sembra molto solido, anche ad alta velocità in autostrada non si arrabbia.
La ruota anteriore da 21 pollici fa un buon lavoro fuori strada, ma porta a una guida piuttosto dritta sulla strada. Non fraintendete, naturalmente, il World Ride guida anche attraverso le curve, ma il tutto non è davvero manovrabile. Tuttavia, Dietmar in particolare si sentiva più che a suo agio su questa macchina. La posizione di seduta alta e la maneggevolezza superiore ricordano più una GS che un enduro su strada. Il parabrezza del World Ride è leggermente più alto rispetto agli altri T7, inoltre ci sono delle alette ai lati della carenatura. La carenatura stessa è più ampia grazie al serbatoio da 23 litri e tutto questo insieme offre una buona protezione dal vento e dalle intemperie. A velocità più elevate, c'è una piccola turbolenza sul casco a seconda delle dimensioni del pilota, ma è facile da sopportare e non vuoi avere un grande parabrezza come la BMW GS Adventure su una moto del genere, e soprattutto non vuoi dover guardare. In termini di prestazioni, non siamo riusciti a trovare alcuna differenza rispetto al T7 standard. In termini assoluti, il World Ride scatta un po' più lentamente da 0 a 100 km orari a causa del peso maggiore, ma non sembra ancora lento. Anche la coppia da 60 a 100 km orari è paragonabile, che miracolo, il motore che include la mappatura è identico. Il T7 non vuole essere una granata ad alte prestazioni e non lo è. La Yamaha CP2 è già elastica e su di giri, ma ovviamente non riesce a tenere il passo con le moto della classe superiore. Ma non vuole, perché l'obiettivo del World Ride è viaggiare, non sull'erba. L'ottima autonomia di circa 500 km si adatta bene alla comoda configurazione del telaio. La forcella completamente regolabile all'anteriore risponde sensibilmente e puoi correre su salite e vallate. Il World Ride non lo sconvolge. Il suono è discretamente ok, che si adatta anche a un touré a lungo raggio. Risultato: abbiamo sottovalutato il T7 World Ride prima del test. Almeno non ci aspettavamo quanto fosse adulta la macchina. L'altezza della seduta, le dimensioni e il peso maggiore rendono il World Ride una macchina diversa rispetto alla sorella minore T700. È fatto per il lunghissimo viaggio su colline e valli e guida con estrema sicurezza. Non è adatto a persone più piccole, ma questo è già evidente nel test del sedile. I buoni dati di vendita dei due precedenti modelli T7 dovrebbero migliorare ancora una volta il World Ride. In realtà non è un lavaggio economico, ma una moto quasi nuova. Drei, zwei, eins, auf geht der Fuchs! Drei, zwei, eins, auf geht der Fuchs! Und hopp! Ja, hat geklappt. Sehr schön.